dalla Milano Fashion Week al Salone del Mobile e alle competizioni sportive. I primi a chiudere per l'emergenza sanitaria sono stati gli eventi pubblici. L'assembramento di persone non è consentito e così congressi, convention, concerti, conferenze e fiere sono stati annullati. Uno stop che ha messo in crisi un intero comparto che ha un impatto diretto sul PIL da 36 miliardi e un giro d'affari, se si considera anche l'indotto, che vale 65 miliardi di euro. Quasi 570.000 lavoratori coinvolti, autori, registi, tecnici, scenografi, addetti al catering. Italia Live è un'iniziativa che vuole portare l'attenzione su questa realtà che con ogni probabilità sarà l'ultima a ripartire, promossa da 10 tra le associazioni più rappresentative. Insieme hanno inviato una lettera alle istituzioni per avanzare precise richieste. Estensione degli ammortizzatori sociali previsti per l'emergenza Covid-19 a tutto il 2020. Un bonus di 1.000 euro mese per i lavoratori autonomi, parasubordinati, occasionali e partite IVA fino alla fine dell'anno. Un sostegno della domanda attraverso il riconoscimento di crediti d'imposta per un biennio alle aziende che investono in eventi sul territorio nazionale. 1 milione di eventi organizzati ogni anno in Italia, ma nel 2020 si prevede un calo di oltre il 30% di queste iniziative, con ripercussioni evidenti anche sull'indotto, alberghi, ristoranti, commercio. Siamo al sesto posto nel mondo per il giro d'affari generato da fiere, congressi, concerti, il mezzo utilizzato per comunicare ed esportare il nostro Made in Italy.